Prima Giovanni Dall'Orto si meravigliava che fosse stato necessario, dice, questo Mr. Cook dura qualche anno, poi lo butto via perché non serve. E se ci pensate, il fatto che debba esistere un'associazione di genitori, parenti, amici, di persone LGBT, insomma, dà il senso della situazione. Cioè, dire io faccio un volontariato, mi occupo di un'associazione che raggruppa genitori, parenti, amici, di persone omosessuali, gay, transessuali, e dice c'è bisogno? No, non ci dovrebbe essere bisogno. E invece c'è. E sono passati 23 anni da quando un gruppo di mamme coraggiose, nel 92, la mamma di Giovanni, altre due o tre mamme della buona borghesia lombarda, sono messi intorno, insomma, hanno deciso di rompere il muro residente e di uscire fuori. Quella della buona borghesia te la potevi risparmiare. È descrittiva, non è. Okay. È descrittiva, non è. Anche perché seguo il discorso che hai fatto tu, che questo è trasversale, sì, sì. Non è assolutamente. Poi agedo assolutamente, veramente la composizione di agedo, ora che si è allargata, più o meno presente in tutta Italia, ci sono direttori di tutti i centri sociali, ma anche di tutte le vie politiche, e ci sono sicuramente, noi abbiamo genitori che sono insegnanti di religione a scuola e sono genitori agedo, militanti agedo che insomma che combattono ancora più faticosamente di altri per affermare, perché insomma ti trovi a scontrarti con quello che poi in Italia è questo Moloch che, di cui non si parla mai, salvo che in queste occasioni, che è la Chiesa Cattolica, chiaro. Poi mi dico, ma tu c'hai, io non ce l'ho con la Chiesa, poi mancherebbe altro, chi sono io? Però se fossi in un paese musulmano ce l'avrei con la religione islamica, se fossi in un paese, magari fossi negli Stati Uniti, ce l'avrei con i fondamentalisti protestanti, no? Da questo punto di vista. Però le Chiese Cattoliche sono con noi. In realtà poi voglio dire, però quindi il problema quindi che noi dobbiamo. Io ho un'esperienza un pochino diversa perché è molto più recente, e probabilmente il fatto che gli anni passino in positivo, dico, probabilmente è così, cioè. Prima la storia dei genitori che entravano in contatto, cioè quando i figli facevano coming out entravano in crisi profonda, era diciamo forse la regola, e perché la società era diversa, eccetera. Oggi forse, e per questo è stato, diciamo, quando Agedo nasce soprattutto per fare accoglienza ai genitori che entrano in crisi, diciamo questa era la mission iniziale di Agedo ed è tuttora una delle mission. Io allora era la mission fondamentale, oggi diciamo che è una delle mission, quella di fare accoglienza ai genitori che entrano in crisi quando i figli fanno cambiare. Anni ne sono passati, io diciamo che ho un'esperienza recente in Agedo perché appunto che risale a 3 anni fa, a 3 anni che sono in Agedo e sono presidente da un anno e mezzo, ecco. E non è perché sono un bieco carrierista, ma semplicemente perché ho usufruito delle quote azzurre, dei discorsi che diceva lui, per un discorso anagrafico, perché abbiamo scalato una quasi generazione, perché io sono qua più o meno della tua, insomma qualche anno più di te, ma non molti, e quindi siamo passati dalla generazione delle mamme che oggi hanno 50-80 anni a una generazione di 55-60 anni come la mia. E poi forse il fatto che alcuni di noi che sono magari stanno cercando, Agedo l'ha sempre fatto, però oggi cerchiamo in modo insistente di occuparci anche insomma, di interagire con la politica, di interagire con le istituzioni. Questo per un motivo fondamentale, perché se noi non riusciamo a alzare l'asticella dei diritti in questo paese, non sono solamente i diritti delle persone LGBT, ma ci sono i diritti di cittadinanza, i diritti, il fine vita, c'è tutta una serie di cose. Se noi riusciamo a stare questa asticella e quindi non si fa cultura positiva in questo paese, insomma, quindi la quantità di genitori in questo caso che soffrono, che vivono come una tragedia, una cosa assolutamente naturale, sarà sempre costante e quindi non riusciremo mai a cambiare. Quindi dovremo fare sempre questo intervento puntiforme di intervento sul genitore che viene da noi. Continuano a venire benissimo, noi cerchiamo di fare il nostro meglio per spiegare, non da professionisti, ma da persone che hanno vissuto la stessa esperienza, e da comunicare quello che sono state, qual è stato il nostro percorso, e cercando di aiutare gli altri a quando ce n'è bisogno, e ce n'è spesso bisogno,
a gestire questa situazione. Quindi una volta, ora una volta spiegato perché c'è Agedo, che non ci dovrebbe essere, e quindi noi facciamo questo tipo di intervento e appunto noi cerchiamo nei limiti del possibile di pressare il ceto politico, perché abbiamo bisogno di norme positive. Il diritto di famiglia italiano, le ultime modifiche sono state fatte nel 1975, saranno 75, fino ad allora c'era ancora che il capofamiglia è l'uomo, eccetera, eccetera, cioè, non ce lo dimentichiamo, è stata l'epoca delle grandi riforme con legge sull'aborto, divorzio, e si è fermi lì poi sostanzialmente. Se noi oggi non c'è una nuova stagione, noi siamo in ritardo rispetto alla media dei paesi europei di 15 anni circa. Andiamo conto che da 12-13 anni che c'è il matrimonio egualitario in Spagna, che non è poi un paese, ma che è un paese cattolicissimo, ci sono stati in 10 anni 23.000 matrimoni, 23.000 omosessuali, e la Spagna ha problemi di tutt'altra natura, cioè c'è problemi legati all'economia, sicuramente non, perché tu hai 23.000 famiglie che stanno meglio. Il problema è che in questo magnifico, si fa finta di non capire, ma si capisce benissimo, ed è lì dove c'è il nocciolo politico della questione, che aggiungere diritti a persone che hanno il pari dovere dagli altri non toglie nulla a altri. La storia di dire la famiglia, cioè si mina la famiglia, cioè queste sono tutte stupidaggini colossali, perché tu sicuramente ai ragazzi LGBT puoi rovinare la vita, ma non li trasformi, e questo è pacifico, non li trasformi in eterosessuali, perché fanno parte di una minoranza che però tale dovrebbe essere, tra l'altro, in un paese che si dice liberale, perché tutti si dicono liberali. Io ho detto liberali, a questo punto siamo noi che diamo le classifiche, se uno è liberale o no, non che ve le date da soli, perché in un paese liberale qualcuno si dovrebbe andare a vedere il discorso di Cameron che ha fatto alla Camera dei Comuni, insomma un discorso bellissimo che ha fatto Cameron, che fino a prova contraria è più un ministro inglese, che insomma fa la scelta. Io sono un liberale e come tale, esatto. Dico, da noi i liberali poi sono degli altri devoti, e allora preferisco il cattolico integralista, perché almeno so con chi mi confronto, il discorso in questi casi non è partito, ma è sicuramente di importanza generale, perché altrimenti in questo paese non ci capiamo più. Punto. In tempi recenti abbiamo avuto confronto con la politica, e l'abbiamo sempre avuto, e adesso c'è in ballo, ed è proprio adesso bisogna stare molto attenti, questa legge sulle unioni civili, che potrebbe, se non viene, però non, io non ci riesco a vedere le condizioni politiche perché questa legge vada avanti. Il partito di governo, il partito di maggioranza relativa spergiura che questa è la massima condizione possibile, che quindi questo verrà fatto. Io glielo ho detto chiaramente a loro, come ho detto a quelli di Forza Italia, noi facciamo la lobby LGBT, facciamo un altro mestiere, non facciamo mediazioni con la politica. Per noi c'è un obiettivo, che è il matrimonio, i diritti uguali per tutti, quindi matrimonio civile egualitario, punto, in questo caso, e negli altri casi pure. Noi non stiamo a fare, noi non avremo poi nessun interesse a fare mediazione con la politica, noi facciamo un altro mestiere, che è l'associazione, facciamo quindi lobby, diciamo, che detta all'inglese è positivo, non è negativo, mentre da noi la lobby sembra una cosa negativa. No, se riuscissimo a farlo, anzi non riusciamo a farlo in questo caso. Quindi noi abbiamo un obiettivo. Se le cose vanno in quella direzione, giudichiamo positivamente, se le cose non vanno in questa direzione, per noi è negativo.